Ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Terini e vi do nuovamente il benvenuto nel mio canale, Il Giovane dal Golfino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Capitan America Civil War, film di fantascienza del 2016 facente parte del Marvel Cinematic Universe, con protagonisti Chris Evans, Robert Downey Jr. e, vabbè, tanti altri. Ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate oltre questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Capitan America Civil War si svolge alcuni anni dopo gli eventi di Avengers Age of Ultron. E qui troviamo il nostro Capitan America, ossia Steve Rogers, che si trova ad affrontare gli eventi, o meglio le conseguenze, di una missione andata male in Saigon. A seguito di questa missione mal riuscita, il governo pretende che gli Avengers diventino una situazione governativa e che agiscano soltanto quando il governo lo riterrà necessario. Mentre da una parte il nostro protagonista e gli altri Avengers discutono della faccenda, alle spalle del gruppo, una persona misteriosa, il fantomatico Dottor Zemo, cospira alle spalle degli Avengers per una missione molto particolare che potrebbe portare all'estinzione della specie umana e che il nostro protagonista Steve Rogers si troverà ad affrontare. Bene, passata la parte della trama, vado ad illustrarvi la mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che quando vidi il trailer del film ero estasiato all'idea dell'uscita del film, anche se devo confessarvi che gli ultimi film degli Avengers, vabbè, li avevo graditi. È vero, mi erano piaciuti molto, però non so, dai tempi di Avengers, vabbè, la qualità era leggermente abbassata, soprattutto con Thor, The Dark World. Come ricorderete, avevo detto che era quello che considero il peggiore della saga, e francamente lo è rimasto, sinceramente parlando. Comunque, le aspettative erano alte, soprattutto perché in questo film sarebbe apparso il nuovo Spider-Man. Confesso, Spider-Man è il mio personaggio preferito nella Marvel, e quindi il fatto che apparisse nel film mi è sembrata una cosa fighissima. Ma andiamo con ordine. Cerco nel dettaglio cosa ho gradito e che cosa no. Una cosa che sicuramente non ho gradito è, ammettiamolo, gli effetti speciali. Devo essere sincero, come forse ricordate, non sono un tipo che si fa ammaliare dagli effetti speciali. Infatti, in questo caso è stata proprio così. Devo essere onesto, il CGI non era proprio orribile, orribile, per carità. Nel complesso, usato adeguatamente bene, poi una giusta quantità, niente eccessivo, solo che in alcune scene poteva essere usato un po' meglio, soprattutto per quanto riguarda le acrobazie di Spider-Man. Anzi, devo essere sincero, Spider-Man penso sia il peggior difetto del film. Mi spiego meglio. Come forse ricordate, poco fa ho detto che ero molto intenzionato a guardare il film, soprattutto perché sapevo che il personaggio di Spider-Man sarebbe apparso e avrebbe fatto una grande entrata nel Marvel Cinematic Universe, cosa che si vociferava già da qualche tempo. Solo che il problema è che il personaggio appare pochissimo. Cioè, in tutti i trailer del film si vede che lui appare, che fa questa grandissima entrata di scena, che il personaggio avrà un ruolo essenziale nella storia, ma poi quando guardiamo il film ci viene fatto notare che in realtà il personaggio non fa un cavolo. Cioè, il personaggio semplicemente è stato inserito per far capire che esiste in questo universo. Comunque, il personaggio è stato interpretato, vabbè, abbastanza bene. Pur avendo fatto solo una bella comparsa, nel complesso l'attore che lo interpreta, Tom Holland, qualora lo ignoraste, in totale ha fatto una buona interpretazione, glielo concedo. Non brillante quanto quello di Tobey Maguire, ma comunque già abbastanza gradevole. Oh, piccola precisazione. Qualora ignorasse, Tobey Maguire è l'attore che interpretò Spider-Man nella trilogia di Sam Raimi, di cui farò una recensione dopo questa. Ma comunque, torniamo a noi. Dicevo, il personaggio, a mio parere, l'hanno fatto bene. Il problema è che appare pochissimo. Cioè, tutti questi trailer, queste promozioni che mi fai vedere che appare nel film, che magari ha un ruolo anche essenziale, e poi mi guarda, mi fai sto film e ce lo metti solo in due scene. Cioè, ma scusate, ma che cavolo hanno in mente quelli della Marvel? Per carità, la scena in cui appare è fatta bene, molto bene, e il fatto che nel complesso il personaggio comunque la sua importanza ce l'abbia mi ha fatto piacere, ma mi aspettavo, non so, un'importanza più grande, insomma, una cosa di più rilevanza, ecco. E invece no. Per il resto il film comunque nel complesso è fatto bene, anche perché, al contrario degli Avengers, o meglio, dei film precedenti alla saga, questo punta molto più sulla politica. Mi spiego meglio. Già all'inizio del film ci viene presentata questa trama contorta ma ben realizzata, che parla non proprio di scene d'azione o di cattivo e buono che si affrontano, no. In questo film, Capitan America, il protagonista, qualora non ve lo ricordaste, deve affrontare questo complotto e nel frattempo deve decidere da che parte stare, se da parte del governo, scegliendo di servirlo ciecamente, o dalla parte propria, scegliendo di seguire la propria strada come soldato solitario e queste faccende. E la cosa è esplorata benissimo. Cioè, i personaggi, il protagonista, scene veramente commoventi e impegnative dal punto di vista visivo, che si trova ad affrontare queste sfide sempre più difficili, dovendo scegliere da che parte stare. Il tutto accompagnato da scene d'azione fatte benissimo, un'interpretazione notevole da parte del protagonista e un crescendo di tensione che è veramente montato bene. Per
Ma sinceramente parlando, penso che il maggior punto di forza del film sia il suo antagonista, il dottor Zemo. Sapete perché? Perché è fondamentalmente umano. Ammettiamo, gli antagonisti dei film precedenti, ok, alcuni si salvavano, Loki per esempio è un personaggio straordinario, però c'erano grandi casi in cui i personaggi antagonistici erano fatti veramente male. Insomma, nell'Incredibile Hulk l'antagonista era orribile. L'antagonista del primo Iron Man, gradevole perché lo interpretava Jess Bridges, ma se lo interpretava qualcun altro aveva fatto schifo. E quello di Iron Man 2, ancora peggio. Per non parlare di quello di Iron Man 3, oh mio Dio, il mandarino era fatto veramente male. Già Ultron ancora ci stava. Non era il personaggio migliore che abbia mai visto, ma nel complesso un buon antagonista. Ma il dottor Zemo è il migliore di tutti, secondo me. Sovvando sul fatto che l'attore Daniel Brühl, che tra parentesi ho scoperto grazie a questo film, lo interpreta splendidamente. Poi il personaggio mostra una grande umanità, ma letteralmente. Non è quel tipo di cattivo che dice: "Ehi, io sono malvagio, faccio queste cose perché mi va di farle, vi uccido tutti perché siete buoni, io sono cattivo". No. Le sue azioni sono motivate da una rabbia repressa e giusta, tra parentesi, derivata dal fatto che ha perso la famiglia negli eventi di Avengers Age of Ultron. Cosa buona e giusta, perché ragazzi, Age of Ultron è un bellissimo film, ma ci aveva lasciato con sto enorme buco di sceneggiatura, cioè le conseguenze del film. Perché nel film, ragazzi, muoiono una marea di persone. La cosa non è mostrata esplicitamente. Però si intuisce perché in quel film c'era una battagliona mastodontica che si svolge in Sokovia e la città si solleva ed esplode tutta quanta. Ragazzi, il fatto che ci siamo salvati tutti è praticamente impossibile, qualche morto ci deve essere stato per forza. Solo che nel film non è mai stato adeguatamente. Ma in questo film comunque ce lo fanno notare giustamente. E infatti l'antagonista principale è mosso da queste motivazioni. Ed è una cosa giustissima perché sarebbe stato assurdo se non fosse stato così. Era palese che prima o poi qualcuno, qualche umano avrebbe detto: "No, ragazzi, voi siete buoni, ma io mi sono trovato alle posizioni che alla fine provocano solo disastri". Era una cosa giustissima. E il fatto che sia stato scelto questo personaggio, secondo me, è una cosa veramente giusta, ottima, veramente ben fatta. Poi l'attore, come vi dicevo poco fa, interpreta splendidamente il personaggio. Devo essere sincero. Mi capita di rado di apprezzare veramente interpretazioni film di questo genere, ma stavolta, veramente, un'interpretazione che direi spettacolare. Sinceramente credo che l'attore meritasse la nomination come attore non protagonista. Purtroppo non l'ha ricevuta, ma che ci volete fare? È un cinecomic e tutti noi sappiamo che purtroppo è un genere sottovalutatissimo. Non dico che sia un genere perfetto, ma in alcuni casi abbiamo avuto modo di vedere che i film comunque funzionano. Capitan America Civil War è un esempio. Non è un film perfetto, infatti il ritmo scorre abbastanza avvincente, ma in alcuni casi è un po' lento. E poi alcuni personaggi potevano essere fatti veramente molto meglio. Black Panther, per esempio. A tal proposito, Black Panther era un personaggio che secondo me poteva davvero essere fatto molto meglio. Perché in realtà l'interpretazione dell'attore, va bene, diciamo che era gradevole. Però il personaggio in sé è comunque poco approfondito. Fa comunque una bella entrata in scena. Ma per il resto il personaggio fondamentalmente è superfluo e serve soltanto a far capire che apparirà nei film seguenti. In conclusione direi che, ragazzi, poteva essere fatto molto meglio. Ma fortunatamente, sovrando su questo dettaglio, ci sono stati comunque dei punti di forza nel film, tipo l'azione è avvincente, scene sono fatte splendidamente, l'antagonista che è stupendo, e poi il fatto che il personaggio di Bucky sia molto più profondo rispetto ai film precedenti, cosa buona e giusta, perché sinceramente io penso che Bucky sia uno dei migliori personaggi di tutta la saga, e mi ha dato molto fastidio che nei film precedenti sia stato così poco approfondito, mentre in questo film appare per quasi tutta la storia, ed è giusto così. Tanto il colpo di scena in cui si scopre che è stato lui a uccidere i genitori di Tony, ragazzi, è stato stupendo, cioè, un po' triste perché i genitori di Tony comunque non erano malvagi, quindi il fatto che muoiono è un po' triste. Ma comunque la scoperta della cosa è stata montata splendidamente ed è uno dei punti più importanti della vicenda, secondo me. A parte che ammettiamolo, vedere Robert Downey Jr. in un film è sempre spettacolare, e anche in questo film, fortunatamente, la sorprendente Cuba ce l'ha fatta. Bene, non penso di aver altro aggiungere al riguardo, se non dando la mia valutazione finale. In un voto non decido un convintissimo 8,4. So già cosa state pensando, perché non gli dà un voto più alto? Perché non gli dà un voto come 8,9 o cosa del genere? Il fatto è che secondo me i film, comunque, sotto alcuni aspetti, scatta un po' nello scontato. Le scene sono state fatte bene, ma ammettiamolo, erano un po' prevedibili. Si era intuito che sarebbero state in quelle stesse scene. Senza contare che alcuni personaggi potevano essere fatti meglio, come vi dicevo prima. E poi la battaglia dell'aeroporto? Ok, fatta bene, ma poteva essere fatta meglio, ammettiamolo. Soprattutto per quanto riguarda i personaggi. Alla fine sono l'ennesima battaglione in cui tutti si combattono a vicenda. Certo, il fatto che sia Avengers contro Avengers la rende un po' originale. Ma non ha niente di diverso o di più spettacolare rispetto alle altre battaglie viste nei film precedenti. Quindi non lo direi un punto di forza. Diciamo che è fatta bene, punto e basta. Bene.
Per oggi non ho altro da aggiungere, spero che la recensione vi sia piaciuta. E come sempre, se c'è qualche film che volete che ci si sia, fatemelo sapere nei commenti. Vi auguro una buona giornata!